Ciao a tutti ragazzi e ragazze, sono Giacomo Testari, benvenuti alle mie video lezioni di recupero digitale. Oggi parliamo di prismi e vediamo un po' di esercizi sugli stessi per il calcolo del volume, della superficie totale, laterale, eccetera eccetera. Se vi interessa l'argomento restate con me ancora qualche istante. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale Recupero Digitale, dove potete trovare oltre 300 video lezioni per gli alunni della scuola media. E condivideteli con gli amici, così mi aiutate a far crescere tutto questo bel progetto, che è gratuito, vi ricordo, e quindi aiutatemi a sostenerlo, insomma. Cominciamo subito con il quanto, con la lezione di oggi. Ci troviamo qui, sul nostro tavolo di lavoro, abbiamo 6 problemi. E vi chiedo di mettere in pausa, cercate di capire come risolvere questi 6 problemi, poi se volete in descrizione potete trovare il link alla parte del video dove andrò a risolvere i singoli problemi, quindi invece di vedervi tutto il video cliccate sotto e vedete solo la parte che vi interessa. Se vi interessa solo il problema 4 vedete qua in barra qua sotto e andrete a vedere solo la soluzione del problema 4. Dateci un po' un occhio, vi lascio qualche secondo, stoppate e poi fate ripartire e vediamo le varie soluzioni di questi problemi. Allora, vediamo come risolvere questo primo problema. Un prisma triangolare, quindi ed è retto, è triangolare ed è retto, quindi la base è triangolare ed è un prisma retto. Cosa vuol dire retto? Vuol dire che lo spigolo è perpendicolare alla base, d'accordo? È alto 40 cm, la sua base è un triangolo rettangolo, quindi sappiamo anche che è un triangolo rettangolo questa base, avente un cateto di ipotenusa lunghi rispettivamente 24 e 26 cm. Calcola il volume del prisma. Andiamo a farci il disegno. Il disegno viene una cosa così, quindi abbiamo che per base ha un triangolo rettangolo, ed eccolo qui, questo è l'angolo retto, d'accordo? L'angolo in C, abbiamo detto che è retto. Abbiamo l'altezza, alto 40 cm, quindi A primo, questo è 40, AB 26, CA 24. Calcola il volume del prisma. Allora, quando dobbiamo calcolare il volume del prisma, io vi consiglio sempre, scrivetevi le formule, a destra, a sinistra, scrivete il volume. Come lo trovo il volume? Facendo area di base per altezza. Devo trovare l'area di base. Come la trovo l'area di base? È un triangolo, cateto per cateto diviso 2 e io trovo l'area, no? E mi manca l'altro cateto, mi manca CB. E allora devo cominciare a trovare CB. CB, o BC, che dir si voglia, scrivetelo come volete. Come lo trovo? Lo trovo facendo 26 alla seconda, che è l'ipotenusa, meno 24 alla seconda, tutto sotto radice. Andando avanti facendo questi calcoli, troverete che è 10 cm. CB è 10, abbiamo trovato CB, questo è 10. Adesso possiamo trovare l'area di questo, della base di questo prisma, quindi l'area di base, che è un triangolo, la trovo facendo cateto per cateto, qui c'è base per altezza diviso 2, la forma dell'area del triangolo, quindi è 10 per 24, 10 per 24 diviso 2, e diventa 120 centimetri quadrati. Adesso che ho l'area di base, volume, area di base per altezza, l'altezza ce l'ho, quindi volume è 120 per 40. Voi farete i vostri calcoli e troverete 4800 centimetri cubici, perché è un volume, d'accordo? E questo è il problema numero 1. E siamo al problema numero 2. Allora, qui abbiamo un prisma retto di nuovo, quindi lo spigolo è perpendicolare alla base, ha per base un trapezio isoscele, importante questa parola, avente le dimensioni di base e l'altezza lungo rispettivamente 17, 8 e 6, d'accordo? Quindi 17 e 8 sono le dimensioni di base e 6 è l'altezza. Sapendo che il prisma ha volume 1050 cm cubici, calcola la sua area laterale. Allora, quello che vi conviene fare quando avete questo tipo di esercizi
leggerli diverse volte, li leggete, li rileggete, li rileggete, e la cosa più importante è fare un bel disegno. Quando fate il disegno, il mio consiglio è di fare anche il disegno della base, perché spesso come un problema dentro un altro, no? È come un problema di geometria piana sul triangolo isoscele, e dentro quello è contenuto in un problema di geometria solida. Quindi non solo il disegno del solido, ma anche il disegno della faccia, dell'area di base, di quello che serve per risolvere questo problema. Come lo risolviamo? Innanzitutto cerchiamo di capire cosa abbiamo. AB 17, questo è 17, 17, 17. Poi CD 8, CD 8, 8. CH, questo è 6. Il volume, abbiamo già il volume del prisma, d'accordo? Tutto il volume, abbiamo che è 1000 50 centimetri cubici. Allora, andiamo a risolvere questo problema. Ci serve l'area laterale, area nella superficie laterale. La superficie laterale che cos'è? È la somma di tutte queste facce, d'accordo? Delle facce laterali. Non ci serve la superficie totale, solo quelle. Per quelle noi sappiamo che devo fare il perimetro di base, quindi il perimetro di questo trapezio 2π, d'accordo, per l'altezza. Questa è la formula della superficie laterale. Chiaro che per fare questi problemi occorre sapere bene le formule. Quindi mi serve trovare il perimetro e mi serve trovare l'altezza. Come li trovo? Chiaro che per trovare queste due informazioni dovrò ragionare con i dati a disposizione. Ho il volume, ho dei dati sul trapezio di base. Se vedete la soluzione, bene, se non la vedete, ve la spiego. Però un modo che io dico sempre ai miei studenti è: scriviti tutte le formule che sai sui prismi, d'accordo? Quindi si sa anche il volume, che è area di base per altezza. Noi abbiamo la superficie totale, che è due volte l'area di base, e più superficie laterale, d'accordo? E una cosa interessante, se fate questo, siccome sono sempre tre elementi, è prendere, cerchiare, scusate, le cose che ho. Io ho il volume, in questo caso, e non ho nient'altro. E chiedersi, mano a mano, che, perché io mi bastano due cerchi, sono sempre tre elementi, tre elementi, tre elementi, tre elementi. Se avete due di questi elementi potete trovare il terzo. Io ho il volume. Se avessi anche l'area di base posso trovare l'altezza. Posso trovare l'area di base? 17, 8, 6. Ah, base più base per altezza diviso 2 ho l'area del trapezio. Quindi in quel caso potrei trovare l'area di base e poi moltiplicarla per altezza. Cioè, l'area di base, volume diviso area di base, trovo l'altezza, in questo caso, del mio prisma. Una volta che avete l'altezza, quindi l'altezza sarà un altro passaggio, ho questa altezza qui. E quindi posso collegare questo problema alla seconda formula. Avessi il perimetro, trovo la superficie laterale. Come faccio a trovare il perimetro se ho le due basi del mio trapezio isoscele e mi manca il lato questo? Dovrò fare un Pitagora in un triangolino che c'è qui, con i due cateti posso trovare dA, e dA è uguale a quello dall'altra parte. E quindi troverò il perimetro una volta che ho trovato dA, perché dA posso sommare tutti i lati, e vado a trovare la superficie laterale, che è la risposta finale di questo problema. Allora, vediamo un po' di calcoli e cominciamo a fare tutti questi passettini, d'accordo? Cominciamo con il calcolo dell'area di base, questo qui.
L'area di base che cos'è? È 17 più 8 per 6 diviso 2, perché base più base per altezza diviso 2. In fondo a questo calcolo troverete che è 75 centimetri alla seconda. Io ho trovato l'area di base. Adesso possiamo pensare di trovare l'altezza, come abbiamo detto. L'altezza di questo prisma. Come la trovo l'altezza? Volume diviso area di base. Quindi volume ce l'ho che è 10,50 diviso 75 e trovo che è 14. E ho trovato l'altezza. Mi manca il perimetro. Come trovo il perimetro? Vado a trovare DA prima, d'accordo? Questo segmentino qui. DA, come lo trovo? Lo trovo facendo la radice di questo catete questo. Quindi ho il 6 alla seconda al quale gli aggiungo questo pezzettino qui, cioè HB che è uguale da una parte e dall'altra. HB, se ci pensate, che cos'è? È 17 meno 8, base maggiore meno base minore, diviso 2, perché 17 meno 8 trovo la somma di questi due pezzettini, diviso 2, e trovo 4,5 centimetri. E quindi più 4,5 alla seconda. Se risolvo, troverò che DA è uguale a 7,5 centimetri. E quindi ho il DA, ho questo lato qua, dal quale posso trovare adesso il perimetro, perché lo sommo. Allora, perimetro, che cos'è? È il mio DA, questo 7,5 più 7,5, perché c'è da entrambe le parti, più 17 più 8. E una volta che faccio tutto questo calcolo, ottengo 40 centimetri ed è il mio perimetro. Adesso che ho tutti questi dati, prendo perché mi serve la superficie laterale, questo qua, perimetro per altezza, quindi superficie laterale, perimetro 40 per altezza. L'altezza l'abbiamo trovata prima, 14. 40 per 14, 560 centimetri quadrati. Questa è la somma di tutte le facce laterali tra di loro di questo prisma. Bene, passiamo al prossimo. Problema 3. Un prisma retto ha per base un trapezio rettangolo con le basi lunghe 5-8 metri, quindi abbiamo sempre un prisma retto. Abbiamo la base che è un trapezio rettangolo. Le basi lunghe sono quelle del trapezio rettangolo. E abbiamo 5,8 e il lato obliquo sempre del trapezio rettangolo 7,8. Determina il volume del prisma sapendo che la sua altezza è uguale a 3 settimi del perimetro di base. Allora, vi ho detto la prima cosa, la cosa più importante è sempre fare un bel disegno. E allora ci facciamo un bel disegno, abbiamo il nostro prisma, abbiamo il nostro trapezio rettangolo. In questo caso, se volete il trapezio rettangolo, potete già disegnarlo rettangolo e il prisma. Se non vi piace, vi disegnate il vostro trapezio rettangolo a lato. Riportiamo le misure anche nel disegno, quindi sappiamo, vediamo se riesco. Ok, allora, questo è 8, DC 5, BC questo 7,8, A primo l'altezza è 3 settimi del perimetro. A primo, questo qua, è 3 settimi del perimetro, quindi devo trovare anche il perimetro dell'area di base, ne faccio i 3 settimi e trovo l'altezza del mio prisma retto, d'accordo? Questo è un po' quanto. Cominciamo alla soluzione. Guardo subito il triangolino dove posso applicare Pitagora, qui, per trovare l'altezza del mio trapezio rettangolo. E allora, se applico Pitagora, trovo prima HB, che è HB, lo faccio 8 meno 5 fa 3,
e poi vado a trovare CH facendo la radice di che cosa? Di 7,8 alla seconda meno 3 alla seconda. Se fate questi calcoli viene fuori un 7,2 cm e avete trovato l'altezza CH. Adesso che ho CH posso trovare ad esempio il perimetro di questo trapezio di base. Il perimetro lo trovo sommando tutto quanto, 5 più 8 più 7,2 più 7,8 che fa 28 cm e ho già il perimetro. Adesso col perimetro ne faccio i 3 settimi, quindi 28 per 3 settimi, quindi diviso 7 per 3, diviso 7, 4, 1, per 3, 12 centimetri. 12 centimetri che abbiamo trovato è l'altezza, questo qua, da A a primo, che è 12. Adesso che so 12, posso trovare il volume con la formula area di base per altezza. Devo trovare l'area di base però prima. È un trapezio, l'area di base, sono dentro, mi sposto un po'. Ok, l'area di base, come la trovo? È un trapezio, quindi base più base per altezza diviso 2. 8 più 5 per altezza, che è 7,8. CH diviso, no, CH 7,2 diviso 2. Ok, allora 8 più 5 per 7,2 diviso 2. Se fate i calcoli troverete che è 46,8 centimetri quadrati. Questa è l'area di base. Adesso con l'area di base il volume lo trovo moltiplicando 46,8 per l'altezza che abbiamo visto che era 12. Faccio questo calcolo e trovo 561,600 metri cubi. Perché metri cubi? Perché questo calcolo, 46,8, scusate, era tutto in metri, 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 metri. Si possono fare degli errori, basta una volta che arrivo in fondo mi correggo e sistemo tutte le unità di misura. Voi metri e quindi tutto metri. Metri. Ok, quindi 561,6 metri cubi. Questa è un po' la risposta. Perché ho aggiunto altri due zeri? Perché sapete che le unità di misura di volume vanno di 3 in 3. Quindi se volessi trovare i decimetri cubi, questo libro lo sposto qua ed è 561.600 decimetri cubi. Vediamo il problema prossimo. L'area totale di un prisma quadrangolare retto è 1.428,80 centimetri quadrati. Quindi abbiamo l'area totale. Sapendo che la base, un rombo, avente un lato e una diagonale lunghi rispettivamente 11,6 e 16, calcolo il volume del prisma. D'accordo, quindi la base è un rombo. E facciamoci un bel disegno, fatto bene. E ci scriviamo i dati, si vedono? È abbastanza grande. Ci scriviamo i dati a lato. E la base è un rombo, quindi disegniamoci anche. E in questo rombo vado ad inserire, ovviamente, la diagonale. Lato e diagonale, quindi 11,6 è il lato, la diagonale 16. Posso considerare questo o questa, a mia scelta, non mi dice qual è. Facciamo anche questa. Sì, e questo qua è 16. Allora metto, ho detto AB, AB lato, AC, AC diagonale maggiore, qui è stato inserito, quindi metto 16 qua, 16 come diagonale maggiore. Quindi questo è A e questo è C, B, D, e così ce l'avete riportato, d'accordo? Vediamo un po' lo svolgimento, perché mi serve il volume. Il volume, anche qui posso scrivermelo, cos'è? Area di base per altezza. Poi sappiamo che c'è l'area totale, che è due volte l'area di base
più la superficie laterale. La superficie laterale che cos'è? È il perimetro di base per altezza. Queste due altezze sono uguali, ovviamente, l'area di base, eccetera, eccetera. E come posso trovare le varie soluzioni, no? È come una matassa, devo trovarne un filo e scioglierla. Ma avendo queste formule mi aiuta tantissimo, perché io adesso circondo, faccio un cerchio intorno a quello che già ho l'area totale. Si vede la base, ok. Una volta che ho questo, bene o male, questa sarà la prima formula che dovrò usare, d'accordo? Area di base, superficie laterale. Se io avessi l'area di base, potrei trovare la superficie laterale. Posso trovarla l'area di base? L'area di base, che cos'è? È un rombo, diagonale per diagonale, diviso 2. L'altra diagonale, come la trovo? Vi ricordate nel rombo che c'è questo triangolino? Posso applicare Pitagora. Quindi se questo è 16, questo è 8. 8, 11,6, posso trovare l'altro lato. Quindi faccio un Pitagora. 11,6 alla seconda, meno 8 alla seconda. Faccio tutti i calcoli e in fondo trovo 8,4. E questo è l'altro pezzo di diagonale. L'8,4 devo moltiplicarlo per 2 e trovo 16,8. E questo qui è l'altra diagonale di B. Adesso che ho DB, l'altra diagonale, posso trovare l'area di base. L'area di base sarà 16,8 moltiplicato 16 diviso 2. 16,8 per 16 diviso 2 fa 134,4 134,4 centimetri quadrati, ed ecco che ho l'area di base. Adesso che ho l'area di base, la prendo due volte, la sottraggo all'area totale e trovo la superficie laterale. Fantastico, ho questa. Quando ho l'area di base, voi mi cerchiate l'area di base qui e anche qui, perché possiamo utilizzarla in tutte le formule, d'accordo? È sempre lei. In questa formula, quando c'è una tripletta e avete due elementi di questa tripletta, potete trovare il terzo elemento della tripletta, la superficie laterale, con le formule inverse. In questo caso, superficie laterale è area totale meno due volte area di base. E allora andiamo a trovarci questa cosa qua. Allora, prendo il superficie laterale, come la trovo? Il 1428,8 cm quadrati meno 2 per 134,4 cm quadrati. E se faccio questo calcolo, ottengo 1160 cm quadrati e ho trovato la superficie laterale. Quindi ho trovato, possiamo usare un altro colore se vi piace di più. Ho trovato questo e quindi ho trovato questo. Adesso, quale formula utilizzare? Perché questa o questa? In entrambe ho solo un dato. In questa formula non posso utilizzare né il volume né l'altezza perché non posso trovarle. In questa c'ho il perimetro, e il perimetro potrei trovarlo perché è il lato, questo 11,6 per 4. Quindi il perimetro, questo 11,6 per 4, lo calcolo ed è 46,4 centimetri. Adesso che ho il perimetro, superficie laterale diviso perimetro, trovo l'altezza. Quindi il 1160 diviso 46,4, trovo l'altezza. Altezza uguale, ta ta. Faccio il calcolo e trovo 25 centimetri e ho trovato l'altezza del mio prisma. Ho trovato questo, 25. E quindi, trovando questo colore qua, trovando l'altezza,
Ecco che ho entrambi gli elementi di questa formula per trovare il volume. Allora, il volume come lo trovo? Area di base per altezza. L'area di base ce l'ho, l'ho trovata prima, è il mio 100. Si vede? Vengo un po' in su, così. E l'area di base è il mio 100, 34,4, lo moltiplico per 25 e trovo il volume, che è 3360 centimetri quadrati. Vi consiglio vivamente questo sistema delle triplette, cerchiate proprio i dati che trovate, mano a mano le formule andranno a completarsi l'una dopo l'altra. Vediamo il prossimo problema. Calcola il volume di un prisma quadrangolare regolare avente l'area laterale di 442 cm quadrati, l'altezza lunga 13. Prisma quadrangolare regolare vuol dire che regolare vuol dire che sotto c'è un quadrato e il fatto che sia regolare ci dice anche che è un prisma retto e quindi che lo spigolo forma un angolo di 90 gradi con appunto l'area di base. Come lo risolvo? Mi faccio il disegno, ho l'area laterale, quindi la superficie laterale, se volete. Siccome nelle mie formule chiamo S laterale o AL è uguale, d'accordo? Comunque, se vi piace di più, SL. A'. Questa qui è l'altezza, questo è 13. Allora, mi scrivo le formule dei miei prismi. Volume è uguale area di base per altezza, superficie laterale è uguale perimetro 2π per altezza. Superficie totale uguale 2 volte area di base più superficie laterale. Allora, mi chiede il volume. Probabilmente questa formula qui della superficie totale non la dovrò utilizzare. Vediamo come trovare queste cose qua. Io ho la superficie laterale, ho già questo cerchio qui. Riuscissi a trovare o l'altezza o il perimetro, posso trovare il terzo elemento. Guarda un po', guarda un po', A' è l'altezza. Ho già questo dato qui. E allora io posso subito utilizzare questa formula per trovare il perimetro. Il perimetro 2π di base, che cos'è? Sarà 442 diviso 13. Quando faccio questo calcolo ottengo 34 centimetri. 34 centimetri che cos'è? È il lato di questo. Scusate, è il perimetro, vedete che stavo sbagliando, è il perimetro del mio quadrato. È un perimetro di un quadrato. Perimetro di un quadrato. Aspetta, il quadrato ha i quattro lati uguali, quindi se voglio trovare il lato di questo quadrato, AB, come lo trovo? Facendo 34 diviso 4. E in questo caso troverò 8,5 centimetri. Perché mi interessa il lato? Perché con il lato, essendo un quadrato, lato per lato trovo l'area e quindi l'area di base è 8,5 alla seconda, che è 72,25 centimetri quadrati. E ho trovato l'area di base. Perché mi interessa l'area di base? Abbiamo detto, ho trovato il perimetro, dal perimetro ho trovato il lato, dal lato ho trovato l'area di base, l'altezza già ce l'ho perché è il mio 13. Ed ecco che manca solo un calcolo per trovare il volume. Allora, il volume lo trovo facendo area di base per altezza e quindi 72,25 per il 13 e ottengo 939,25 centimetri cubici e ho trovato la soluzione. Manca ancora un problema. Vediamo questo ultimo problema. Abbiamo un prisma retto. Questo prisma retto ha per base un rombo. E questo prisma retto è equivalente a un cubo avente lo spigolo lungo 24. Quindi ci sono già due solidi. Questo è un esercizio tra due solidi diversi. Calcolo l'area totale del prisma sapendo che il rombo di base ha il perimetro di e una diagonale lunga. Ta ta ta. Allora, facciamoci un bel disegno, d'accordo?
dei due. Eccoci qua, dei due volumi, volume 1, volume 2, questi due volumi sono uguali, d'accordo? È equivalente, cosa vuol dire equivalente? Sono solidi equivalenti, abbiamo visto, cioè questi due solidi hanno il volume uguale. Cioè trovo il volume di uno e trovo il volume anche dell'altro. Calcola l'area totale del prisma. A me serve l'area totale di questo. Ok? L'area totale del prisma. Sapendo che il rombo di base è perimetro 120 e una diagonale lunga 36. E, avente lo spigolo lungo 24. Io ho lo spigolo di questo che è lungo 24. E poi so che il perimetro del rombo al 120, una diagonale 36 AC, 36, 36, d'accordo? E cominciamo a ragionarci su. Per trovare l'area totale, d'accordo, del prisma, l'area totale, devo fare la superficie laterale più 2 volte l'area di base. Quindi mi servirà trovare l'area del rombo e la superficie laterale. Per trovare la superficie laterale mi serve il perimetro del rombo moltiplicato per l'altezza del prisma e verosimilmente l'altezza del prisma me la ricaverò dal volume del prisma che è uguale al volume del cubo. D'accordo? Quindi ci sarà anche questo passaggio e volume del prisma è area di base per altezza. Allora, cominciamo un po'. Cosa posso trovare in tutto questo? Posso trovare innanzitutto, se volete possiamo fare anche pezzo per pezzo, non è che cambia. E cominciamo, non so, ditemi voi se volete cominciare da ad esempio, da trovare perimetro e area di base del mio rombo, perché ho già diversi elementi, perché ho il perimetro, il rombo di base di perimetro 120, quindi in realtà questo perimetro già ce l'ho, ok? La diagonale lunga 36, dal perimetro posso trovare il lato, perché se faccio 120, quindi il lato è 120 diviso 4, che fa 30 centimetri. Una volta che ho il lato posso applicare Pitagora nel triangolo, questo triangolo qui, per trovare l'altra diagonale, così mi calcolo l'area di base. Allora, 30 diviso 2 trovo la metà, scusate, no, 30 è questo. La diagonale abbiamo visto che è lunga 36, quindi faccio 36 diviso 2 fa 18 e adesso che ho 18 sarà 30 alla seconda meno 18 alla seconda sotto radice per trovare l'altro pezzettino che fa 24 e poi faccio 24 per 2 48 centimetri e ottengo l'altra diagonale. Questo 48 diventa questo 48, d'accordo? E l'altra diagonale. Adesso ho entrambe le diagonali. Quindi ho fatto 36 diviso 2 fa 18, 30 meno 18 alla seconda fa 48 e 48, cioè 30 meno 18 fa 24, 24 più 2 48, l'altra diagonale. Adesso che ho l'altra diagonale, l'area di base sarà 36 per 48 diviso 2. Lo risolvo e otterrò che l'area di base è 864 centimetri quadrati. Ho l'area di base, ho questo, d'accordo? Cos'è che posso trovare adesso? Perché ho trovato il perimetro e l'area di base. Di tutte queste formule, come vedete, ho solo un elemento su tre. C'è una di queste formule che posso trovare un terzo elemento? Beh, siccome il volume è uguale, se trovo il volume del cubo, trovo il volume anche del mio prisma. Quindi
Come faccio? Il volume del cubo è 24 alla terza, è il lato alla terza, cioè lo spigolo alla terza. 24 per 24 per 24. Perché? Perché 24 per 24 è l'area di base. Per 24 ancora, che è l'altezza, trovo il volume. Cioè questi due insieme è l'area di base per altezza. Quindi 24 alla terza è 13.824 centimetri cubici. Questo è il volume del prisma, d'accordo? Siamo addirittura d'arrivo, perché adesso che ho il volume del prisma diviso area di base, trovo l'altezza. Allora, questa altezza qui, che è anche questa, come la trovo? La trovo facendo 1380, 824 diviso l'area di base, che è questo 8, 6, 4. Faccio tutti i calcoli e troverò 16. 16 è l'altezza del mio prisma, è questo. Adesso col 16 posso trovare la superficie laterale, vedete che ho questa tripletta che si è sbloccata. Perché si è sbloccata? Perché ho due elementi su tre, posso trovare la superficie laterale. Allora, superficie laterale è il perimetro che ce l'ho, che è 120 per 16. E questa è la superficie laterale. 120 per 16 fa 1920 centimetri quadrati. E adesso ho trovato comunque questa. E allora l'area totale che cos'è? Sarà questo numero qua più due volte l'area di base. E posso concludere il problema, perché l'area totale sarà 1920 più 2 per 864. Faccio i calcoli e trovo 3648 centimetri quadrati. E sono arrivato a conclusione. Bene ragazzi, noi abbiamo finito e spero di essere stato d'aiuto, aver fatto un po' di chiarezza su come utilizzare le formule dell'area laterale, superficie totale, superficie laterale, volume di prismi, e come risolvere un po' questi problemi utilizzando queste regolette, queste triplette, no? Ho due elementi, devo trovare il terzo. Vi ringrazio dell'attenzione e alla prossima video lezione. Per tornare alla playlist e vedere altri video sull'argomento, puoi cliccare qui. Se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, così avete tutte le novità sempre a portata di mano. Grazie ragazzi, buon proseguimento.